Cosa hai combinato? Il direttore è furibondo. Vuol licenziarti. Vedete. Andiamo, dove sta questo direttore? No, no. Chi? Quel soldato. Ma chi è? Non lo so. Non lo sai? Te lo giuro. Simpatico, vero? Chi? Il tuo difensore. Ma tanto è inutile che tu l'aspetti, non verrà. Io non aspetto nessuno. Lo so, lo so. Pare un bravo ragazzo. È ben piantato. Beh, non è brutto. Ho capito. Cosa hai capito? Ma è che ti piace. Oh, se anche fosse, che cosa può importare? Sarebbe una sciocchezza pensarci su. È qui solo di passaggio. Cosa c'entro se è di passaggio? Salve. Ciao. Però non fare di queste sorprese, altrimenti a qualcuno potrebbe venire la palpitazione di cuore. A chi? A te? A me. Oh, figurati, ci vuole altro ormai. È lei che sta aspettando il principe azzurro. Tu l'hai già trovato, eh? Lui è azzurro, tu sei sempre al verde. Io sono l'uomo delle sorprese. Ricordati quello che ti dico questa sera. Fra 6 mesi noi ci sposiamo. Questo è il primo dei tuoi scherzi che mi faccia ridere. Beh, andiamo. Buonanotte, Anna. Buonanotte, Matt. Buonasera. Buonasera, signorina. Ci si vede a casa. Vi ha proprio assicurato che sarebbe venuta? Sì, ma a quest'ora se uscì, credo non sia più il caso di aspettare. E il direttore come l'ha presa? Prego, signori, se si vogliono accomodare, qui c'è posto. Ci vediamo all'uscita, casomai sono su. Ma come? Non ve ne andate a casa? Oh, così, solo solo. Preferisco tornare in cabina. È tanto che non ti scrive. Quasi 4 mesi. Ha smesso di colpo, vero? Sì. Come lo sai? Lo so perché ho più esperienza di te. E cosa ti diceva in quelle lettere? Non erano lettere. Erano cartoline. Solo cartoline? Sì. Me lo diceva prima di partire. Se due si vogliono veramente bene, è inutile scriversi tante cose. È comodo. A me bastava. Era come se mi fosse vicino. Senti, Anna, non vorrei farti del male. Ma se io fossi in te, non mi farei tante illusioni. Perché illusioni? Altre volte è stata la posta che ha ritardato. 4 mesi sono tanti. Le lettere che non arrivano sono quelle che non si scrivono. E forse è meglio che tu ti abitui a non pensarci più. Non posso. No, non posso. Lo dicevo anch'io, una volta, parecchi anni fa. Era un bel ragazzo, giovane, coi capelli chiari. Si chiamava Bruno. Ma ha scritto parecchie lettere. Poi, improvvisamente, di punto in bianco, non si è fatto più vivo. Ecco. Gino non è così, ne sono certa. Non potevano essere bugie le parole che mi ha detto. Tu non conosci bene gli uomini. Sembrano seri, costanti. E invece sono capricciosi. Ecco quello che sono. Guarda a me. Anche Bruno sapeva dirmi tante belle cose. E come le diceva bene anche. Mi chiamava la mia fatina. La sua fatina. E ora sposo un uomo qualsiasi, buono, che mi vuol bene, e me ne accontento. Marta, perché parli così? Perché mi dispiace vederti soffrire. Federico, vieni a darmi una mano. E voi? Quando vi decidete al grande passo? Per ora, chi lo sa. E su coraggio, sposatevi. Dovete sposarvi, mi capite? Ma cos'è, una spinta che ci vuole? Guardate me. Per ammogliarsi basta avere una base. Il resto viene poi da sé.
Ma via, finiscila di fare il buffone, vieni qui. Subito, butta giù la pasta intanto. Dalla finestra la butto o sulla tua testa. Andiamo, vammi a prendere il carbone, sfaticato. Bisticci temporanei. Scusatemi, torno subito. Coraggio, approfittate della circostanza. Come sarebbe a dire? Datevi sotto, io gliel'ho già fatto capire. E lei che cosa... Oh, lei che cosa ha detto? Non è mica una di quelle che vi buttano le braccia al collo per una parola, scusate. Ora si tratta di continuare, perché il momento potrebbe essere favorevole. Quando una donna ha avuto una delusione, qualche sogno, è la realtà che conta. Voi siete la realtà. Pensateci. Sarà meglio che mangiate, signor Emilio. Forse Anna non ritornerà tanto presto. Sapete chi è? Credo che sia quel soldato, ricordate? E quello che l'accompagnò dal direttore. È stato diversi mesi senza scrivere. Ma ora forse è ritornato. Allora siete due sposi felici. Vi confesso che non ci ho mai creduto seriamente. Ma i supremi voleri così avevano stabilito. Sono sempre le cose inverosimili che si realizzano. Già. E così la vostra amica Anna è rimasta sola. E credete che non mi preoccupi? L'idea che vive isolata in una brutta camera con una padrona bisbetica e i suoi tristi ricordi mi mette freddo. Appunto. Io non vorrei aver l'aria di mischiarmi in faccende personali, ma... Ma andiamo, signor Emilio, andiamo. Voi un giorno o l'altro. Vi prego, non dite altro. Noi siamo tutti esseri umani e dobbiamo comprenderci e aiutarci. Marta, voi dovete capire che io non posso illudermi. Il disinganno sarebbe senza rimedio a 40 anni suonati. È un'età che non sopporta certe prove. Devo dirvi, solamente per un senso di umanità, ecco, che la poveretta è dimagrita, irriconoscibile. Non si può abbandonarla in quella casa così triste senza nessuno che le dia assistenza, conforto. Giusto. Ma che fare? Ascoltatemi, avrei un'idea. Ah, sì? Ma voi dovreste convincerla. Certamente. Signorina Marta, la distinta e il versamento. Presto.